2 giugno si è tenuto a Cervia presso l'Hotel Dante il convegno nazionale Sindrome di Rett 2019. Il titolo Nuove frontiere nella sindrome di Rett, uno sguardo verso il futuro. Un convegno che guarda appunto al futuro, a che cosa ci si può aspettare, come potrà cambiare la vita delle bimbe degli occhi belli. Grandi le speranze riposte sulla terapia genica, sui trial in corso, su quelli che devono partire, sulle prospettive e le aspettative. Di tutto e di tanto altro si è parlato con medici, dottori e anche ricercatori. Il tutto ricordando la campagna del 5 per 1000. Molte attività di AIRET e i progetti sono infatti sostenuti grazie agli introiti che arrivano da questa iniziativa. Un appello dunque a tutti voi, per aiutare donando il vostro 5 per 1000 e facendovi promotori dell'iniziativa con parenti, amici e conoscenti, perché le bimbe dagli occhi belli hanno bisogno anche di voi. L'associazione è da 30 anni che esiste, ha fatto veramente, abbiamo fatto tutti insieme, perché non la presidente, cioè tutte le famiglie, no, assieme, abbiamo fatto un gran percorso, siamo arrivati veramente a sperare nella cura, a capire intanto, perché 30 anni fa neanche si sapeva da cosa dipendeva, no, la malattia, si è arrivati a capire da cosa dipende. La ricerca sta facendo passi da gigante, perché siamo arrivati in prossimità, almeno così dicono, di testare la terapia genica, perciò da questo punto di vista è importantissimo, abbiamo fatto grossi passi, ripeto, c'è tanto da fare, perché insomma è ancora lungo il cammino per arrivare a una cura, però noi in parallelo, come ho sempre detto, lo studio per trovare una cura va avanti, dall'altra parte noi dobbiamo pensare al quotidiano, e con il quotidiano diciamo che quotidianamente è una sfida, siamo genitori battaglieri, non accettiamo la malattia, non ci ha sconfitto la malattia, siamo noi che dobbiamo sconfiggere la malattia. Quest'oggi, queste due giornate di convegno, presenteremo appunto la terapia genica, cosa ci aspettiamo e tutto. L'altra grossa scommessa di AIRET, dove AIRET è scesa in campo in prima persona, è appunto questo centro che noi abbiamo aperto da poco di ricerca e riabilitazione. Il centro è a Verona, però è un centro che non ha tanta importanza la sede, perché si sta lavorando per arrivare dappertutto, a servizio di tutte le bimbe. Perché un punto di riferimento per tutte queste famiglie che sono qui oggi e tante altre. Quante siete oggi qui, Presidente? Allora, oggi sono iscritti dopo 260 persone con le bimbe. Da tutta Italia, sì. E è molto bello, perché noi in genere lo facciamo annualmente, rispondono sempre le famiglie a questi convegni, perché comunque è un momento di ritrovo tra le famiglie. Abbiamo molte bimbe piccole, so che mi hanno chiamato anche genitori di bimbe piccole, ma troviamo altre famiglie, troviamo altre bimbe, perché è importante, sì, per dare un riscontro di quello che si sta facendo, dare comunque speranza, perché la speranza ci deve essere sempre ed è motivata, non è? E poi però è molto importante che le famiglie si incontrino, che le famiglie parlino, ci sosteniamo a vicenda. Parliamo di una malattia rarissima, rara, che colpisce particolarmente solo le bambine, una cosa molto specifica, bambini che nascono normali e nel primo anno di vita perdono l'acquisizione che stanno iniziando ad apprendere, perdono l'uso delle mani, poi la parola e la deambulazione nel 50% dei casi. È una malattia genetica legata all'X, che ha cure ad oggi sostanzialmente solo riabilitative e sintomatiche. Il congresso che abbiamo organizzato ha una prima fase sulla terapia genica, e lo sentirete a parte, poi una parte clinica e una parte riabilitativa. Oggi pomeriggio faremo la riabilitazione con presentazione delle nuove tecnologie. Molto importanti, perché tenere le bambine attive è importante per preservare il loro corpo in attesa di un'evoluzione. Assolutamente, presente che vengono definite bambine dagli occhi belli, perché sono espressive con lo sguardo quando non riescono più a parlare. Allora le tecnologie cosa fanno? Usano lo sguardo
con l'eye tracking per vedere se vogliono dire di sì, se vogliono dire di no, se vogliono bere, se vogliono essere alzate, una passeggiatina, e lo esprimono con lo sguardo, con queste apparecchiature che registrano questo. Poi il corpo nel frattempo cresce e va comunque tenuto in movimento. Curato, tenuto in movimento, la parte motoria è altrettanto importante. C'è un bel progetto anche su come i genitori possono stimolare e lavorare sulla parte motoria, e il giorno successivo avremo i problemi respiratori, perché sono bimbe che in adolescenza sviluppano una scoliosi, a volte anche prima, e quindi possono avere problemi respiratori anche importanti e problemi di dolore. Una bambina che non parla, capire dov'è il dolore, com'è il dolore, è il nostro sforzo, anche con l'apporto dei massimi esperti nazionali e di un coordinatore internazionale dell'Associazione sul Polihandicap, che viene da Parigi. E non c'è un essere umano, un solo essere umano che non sia modificabile su questa terra, nel senso che i principi della neuroplasticità di diciamo, tantissimi autori di cui diciamo, ci siamo interessati in questi anni, da sempre ci hanno insegnato proprio questo, che qualsiasi cervello è modificabile, e a maggior ragione le bambine che hanno la sindrome di Rett, nel senso che siamo partite per esempio naturalmente prima con abilità molto semplici, in modo che raggiungessero degli obiettivi che andavano di poco al di là del loro livello di base, e poi con abilità sempre più complesse, per esempio non so, imparavano a discriminare gli oggetti, poi imparavano a riconoscere gli oggetti sulle immagini, dopo le immagini imparavano a leggere, e quindi andavamo sempre avanti con processi che andavano verso l'astrazione. E quello, posso dire questa cosa, quello che abbiamo dimostrato ultimamente è che non soltanto si modificavano i parametri neuropsicologici come l'attenzione, la memoria eccetera, ma quello che si modifica sono anche i parametri neurofisiologici, per esempio le bande di beta che aumentano di intensità, e poi anche per esempio la P300, parametri legati alla P300 che diminuiscono. 300 sarebbe? Sì, per i potenziali evocati, quindi quanto velocemente una bimba reagisce a uno stimolo che sta arrivando, e quindi diciamo negli anni siamo stati confortati dal punto di vista sia neurofisiologico che neuropsicologico sul fatto che i cambiamenti avvenivano veramente. Dopo 5 anni che avevamo iniziato a lavorare, appunto abbiamo scoperto tutte queste tecnologie nuove dell'eye tracking eccetera, tutte le bimbe che non avevano la possibilità di comunicare scegliendo con le mani hanno avuto la possibilità di comunicare scegliendo con gli occhi, quindi le risposte che noi chiedevamo ce li davano osservando per esempio la risposta giusta con gli occhi. Avete fatto capire che erano gli occhi che individuavano l'oggetto, e quindi come avete fatto ad accostare un puntatore al loro occhio? Allora, la prima risposta è che già diciamo Andreas Rett aveva visto che li ha chiamati addirittura le bambine dagli occhi belli, perché ciò che rimane attivo in loro è questo sguardo veloce, vivo, mentre tutto il resto del corpo spesso non risponde, nel senso che le manine non rispondono. È lo specchio della loro anima, gli occhi. Ovviamente, in tutti i sensi, sì. Hai più le femmine che i maschi. È perché è sito sul cromosoma X, diciamo, il gene, la direzione del gene. Quindi che cosa succede? Succede che mentre nelle donne, essendoci la coppia XX, si crea una copia di backup nell'altra X, gli uomini probabilmente non sopravvivono perché hanno XY, quindi non possono creare questa copia di backup. Questo potrebbe essere una delle spiegazioni. Stiamo spingendo anche le nuove tecnologie, sto lavorando con un gruppo di ingegneri dell'Università di Messina, e con le nuove tecnologie per fare in modo che possiamo potenziare il loro apprendimento sempre di più. Eyelet è comunque collegata con un po' tutte le associazioni straniere, fa parte di RSE, poi collegata con le associazioni americane, e appunto per parlare soprattutto di questa parte di ricerca, di terapia genica, abbiamo chiamato le persone che se ne stanno occupando, le persone che dovrebbero partire eventualmente col trial sulle bimbe della terapia, perché è giusto che venga detto da loro cosa si fa, perché magari i tam-tam su passaparola magari si rischia comunque di dare o di passare delle informazioni non corrette. Allora quello che ha sempre voluto fare Eyelet è diamo le corrette informazioni senza togliere niente alle aspettative, senza crearne altre. Esatto, però comunque dire come stanno, e chi lo può dire meglio di chi sta facendo il lavoro, ecco, per noi è questo importante. Noi abbiamo il nostro sito internet che è www.eyelet.it,
o lì ci sono tutte le informazioni, tutti i recapiti, c'è anche un recapito telefonico che è il 339 833 6978. Poi noi, quando una famiglia se vuole chiamarci, contattarci anche solo per avere un minuto, un momento di confronto, no? Noi al nostro interno abbiamo proprio in questo nuovo centro, c'è la parte, la psicologa, che può comunque aiutare le bimbe, aiutare le famiglie, insomma è un momento di confronto che vedo che hanno molto bisogno le famiglie, questo noi lo diamo molto volentieri. Yeah, I mean, Rett syndrome is a genetic. La sindrome di Rett è dovuta principalmente al disordine del gene MECP2 e quindi c'è da lavorarci per poter ristabilire un ordine nella patologia. Ci sono tanti gruppi nel mondo che stanno lavorando sulla terapia genica e lui fa parte di uno di questi gruppi, e anche il dottor Lieberman fa parte di un gruppo che si occupa di terapia genica. In Italia c'è tantissima ricerca che sta andando avanti ed è stato interessante per lui sapere su cosa stanno lavorando anche gli italiani in questo senso. Ci sono tante maniere per affrontare i problemi della sindrome di Rett, puntano a diverse molecole, una delle quali potrebbe coprire tanti disturbi della patologia. Questo è l'ideale a cui stanno lavorando. Speranze nel settore su cui lei sta lavorando? La stessa domanda per entrambi. Sì, soprattutto nella correzione della genica c'è una grande speranza nella riattivazione del cromosoma, insomma tutte queste cose, una grande speranza. Improvement, but at the moment there's still experimental studies. Sì, tutte le famiglie chiedono una cura per le proprie figlie, quindi loro stanno facendo tutti gli sforzi possibili per rispondere a queste famiglie. In questo convegno abbiamo parlato proprio di quelle che sono le potenzialità ormai alle porte di una rivoluzione nell'ambito terapeutico, di questa come di altre malattie rare dovute ad un difetto genetico specifico. In particolare recentemente sono già entrati nella pratica clinica diversi farmaci da terapia genica con gene replacement, cioè di introduzione di un nuovo gene, e questa può essere una frontiera anche per la sindrome di Rett. In particolare nella sindrome di Rett, dove è coinvolto un gene che ha moltissime funzioni e che va a regolare tanti altri geni del nostro organismo, un approccio ancora più innovativo è quello di gene editing, ovvero di andare proprio a correggere la sequenza mutata. E questo l'abbiamo portato in questo convegno, abbiamo dimostrato che su cellule dei pazienti in vitro questo è fattibile. Il prossimo step sarà quello di provarlo sull'animale e se questo andrà bene andremo con trial pilota nell'uomo. Noi diciamo sempre le stesse cose, questo è l'anno di svolta, ma questo è veramente l'anno di svolta, perché per la prima volta la terapia genica può veramente fare qualche cosa. E oltre alla terapia genica abbiamo diversi approcci, abbiamo uno sforzo praticamente che attraversa l'intero mondo scientifico. La sindrome di Rett è una patologia rara ma importantissima, perché è un modello apparentemente semplice, muta in un solo gene, MECP2. Quindi noi dobbiamo fare in modo che questo MECP2 funzioni in un modo o nell'altro, e ci stiamo per riuscire. Quindi io normalmente dico 5 anni, in 10 anni, ma io spero qualcosa di meno, perché noi dobbiamo far sì che le nostre bimbe sorridano un'altra volta. Qua sono anche come rappresentante della comunità scientifica Rett. Devo dire, noi siamo carenti in tante cose, ma nella scienza sulla Rett abbiamo degli ottimi gruppi, e grazie anche al supporto che ci dà continuo AIRET e al supporto morale continuo che ci danno le nostre bimbe che noi abbiamo visto crescere. L'altra cosa bella, e vorrei spendere una
parola, diciamo, ma non di convenzione, per Ayeret e il presidente e la sua presidente, che è una persona eccezionale. Io faccio ricerca di base, quindi a me converrebbe che l'intero fondo dell'Ayeret venga dato alla ricerca di base, ma non deve essere così, perché l'Ayeret, oltre a finanziare ricerca di base, finanzia la ricerca più clinica, che va sul quotidiano, finanzia il modo di poter, ecco, capire queste bimbe, che non è vero che non possono trasmettere i loro bisogni. Certe volte con i soli occhi ci dicono sì, no, ti voglio bene, non ti voglio bene, ho fame. E questo grazie a delle ricerche finanziate dall'Ayeret. Abbiamo la sindrome di Rett, viviamo con la sindrome di Rett, ma non per questo non dobbiamo vivere, non dobbiamo divertirci, perché quello che passa alle nostre figlie lo passiamo noi, perciò le bimbe sono serene, sono felici, perché hanno diritto, sono malate, ma non è che devono piangersi addosso né loro né noi, perciò noi facciamo queste serate in cui ci divertiamo, balliamo, scherziamo, ed è bellissimo. Abbiamo dei sostenitori e dei testimonial che ci affiancano, ne abbiamo diversi, ci manderanno delle testimonianze video, però ecco, il bello secondo me è anche un messaggio che vorrei passare magari ai genitori di prima diagnosi, no? Perché è difficile, un genitore ha detto, e che cosa abbiamo da festeggiare, no? Insomma, c'è una festa, invece io dico c'è da festeggiare, perché c'è da festeggiare la tua bimba, c'è da festeggiare quello che si sta facendo, si deve stare tutti assieme e comunque prendere il bello, perché il bello c'è. Anche in queste situazioni le figlie ci danno, le nostre figlie ci danno tantissimo. Care bimbe dagli occhi belli, devo darvi una notizia fondamentale. Sapete che il vostro testimonial è veramente uno scemo, ma uno scemo, 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 proprio scemo certificato. E questa cosa ve la posso dire con estrema certezza, perché il vostro testimonial, ahimè, lo conosco molto bene, per un semplice motivo, perché sono io. Ecco, adesso vi spiego perché io sono uno scemo. Allora, oggi è il 1° giugno, sarei dovuto essere lì da voi. Questo semplicemente perché agli inizi dell'anno Cristiana Mantovani mi dice: Filippo, il 1° giugno ci vieni a Cervia al convegno dell'Ayeret? Io dico, oh, certo che sì. Ecco, col cavolo, perché che faccio? Come sempre chiamo il mio manager, perché anche quando faccio serate come questa di beneficenza io avverto sempre il mio manager, al quale dico, oh, lo sai che il 1° giugno vado a Cervia con Ayeret? E lui mi risponde, ma dove vai? Io ho firmato un contratto il 1° giugno, un contratto che prevede la tua presenza in una serata a Ferrara, dove cacchio vai? E io gli dico, ma io non lo sapevo, come non lo sapevo, te l'ho detto, in effetti aveva ragione lui, me l'aveva detto, ma ha pure mandato un messaggio di cui mi ero completamente dimenticato. E quindi, scusate, sono scemo e smemorato, perché in questo momento sono a Ferrara, è ovvio, e mi sarebbe veramente molto piaciuto invece stare lì con voi. Un rapporto che ci porta veramente molto lontano, no? Perché andiamo da Renzi a inchiodarlo sul mancato aggiornamento del tariffario, no? Del nomenclatore tariffario, che avrebbe previsto, se fosse stato aggiornato, i famosi puntatori oculari. Ecco, poi ci pensò per fortuna la Vodafone a fornirvi un po' di puntatori oculari, e il fatto che dopo il mio servizio si sia mossa Vodafone, abbia messo mani al portafoglio facendo un gesto nobilissimo, che vi abbia fornito un bel po' di puntatori oculari, rappresenta per me comunque la più grossa soddisfazione professionale. E visto che il rapporto si evolve, c'è una novità, perché quest'anno ho avuto il piacere di girare uno spot che ha lo scopo di favorire una raccolta fondi per Ayeret. Ogni volta che voi chiamate, io comunque ci sono, anche se questa sera virtualmente, ma ci sono sempre, perché voglio bene a voi, alle vostre famiglie, e andiamo avanti. Forza, un bacio a tutti. Dio c'ha gli occhi belli, e se ce li ha gli occhi belli, è vero? E noi pensiamo di sì, almeno l'abbiamo scritto in questi termini, pensiamo che Dio abbia gli occhi belli, perché proprio storicamente, cristianamente parlando, Dio ha creato tutti a immagine e somiglianza sua, quindi se noi abbiamo gli occhi belli, se qualcuno ce li ha, è perché Dio ce li ha. Annalisa Insardà, attrice, e poi c'è Dora Albanese, scrittrice. Siamo appunto qui con un monologo dalle nostre amiche, le bambine dagli occhi belli, per cui abbiamo preso ispirazione da loro per dare questo titolo importante al monologo che la nostra amica, attrice bravissima Annalisa Insardà, stasera ci leggerà. Questa normalità ha a che fare con l'onestà,
e la ritroviamo in un racconto di una bambina che dedica a sua madre dei pensieri profondi, ripeto, normali, talmente tanto normali che diventano insomma difficili da gestire. Per cui vogliamo parlare di maternità, perché io sono una scrittrice delle madri, racconto le madri, mi piace, non ho osato mettermi nei panni dei papà perché io racconto solo quello che conosco, quindi ho pensato che fosse giusto condividere proprio questo progetto non solo con l'IRET in generale, ma in particolare con Annalisa Inzardà, che segue queste bambine da tanto tempo, ed è stata lei che mi ha portato dentro questo grande mondo, quindi grazie. È un impegno vero, perché per quanto mi riguarda, ma credo di sposare anche gli intenti di Dora, ciò che veramente conta tra gli umani è la reciprocità. Più si è reciproci, più si è la stessa cosa, più si è sulla stessa barca, più si rema insieme. È la solitudine che uccide. Madre che non mi vedrai madre e che mi porti alla notte ogni volta con una promessa nuova. E io credo alle tue promesse, certo che ci credo, certo. Anche quando l'immobilità guadagna altre parti del mio corpo, io mi sposto sempre un po' più dentro di me per poter respirare, ci credo, perché poi le vedo arrivare le tue mani a prendermi e a rimettermi al mondo. Tu le mantieni sempre le promesse, madre, mentre io ti guardo rapita come si guarda il cielo. Anzi, sai di cosa mi sono accorta? Mi sono accorta che questo mondo è pieno di cielo, e quando tu piangi anche tutto il cielo piange e interrompe le tue lacrime, le confonde con le sue. Se anche una mia lacrima potesse interrompere in cielo anche una sola, così come si è interrotto in me lo scorrere della vita normale, sai cosa mi piacerebbe, madre? Che da quella frattura si affacciasse Dio. Penso che sia davvero importante sapere, fra l'altro, che nella nostra città abbiamo una ragazza come la Silvia Zambi che insomma ha cercato di essere il punto di riferimento per questa iniziativa. È importante il suo impegno in favore di questa associazione che appunto segue questa sindrome davvero difficile, forte, e pensare che nella nostra città comunque arrivano momenti così importanti in cui si dà anche una speranza al futuro di queste bambine e bambini, penso che sia davvero importante. La nostra è una città ovviamente che accoglie, che a questi temi è sempre anche molto sensibile, ma sapere che un'associazione così importante è diventata di livello nazionale, addirittura hanno anche una sede, mi diceva la Presidente a Verona, e hanno davvero tanti associati, hanno tanto sostegno, dà la speranza per queste famiglie che hanno dei problemi non di poco conto. Quindi, come dire, questa luce in fondo al tunnel penso che sia davvero una speranza che tutti noi auguriamo. E auguriamo che davvero che la ricerca, e grazie al sostegno di tantissime persone che credono alla ricerca, così come tante altre malattie rare, le tante raccolte che realizzate anche a Cervia grazie ad IRET. Esatto, quindi penso davvero che possano dare un aiuto concreto, perché di questo spesso anche si tratta. Quindi grazie di aver dato il patrocinio a un'iniziativa così importante come questa, e come dire che serva come stimolo ad andare avanti, a non mollare mai, a guardare verso il tunnel e davvero a capire quanto è importante gli occhi belli di queste ragazze. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. È come l'anno scorso sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare.